Torri, ex juventino, darà un dispiacere alla sua vecchia squadra, ma fortunatamente prima Boniperti, in gran giornata, metterà al sicuro il risultato. In pieno accordo con Vivolo, getta lo scompiglio nella difesa azzurra. Nuovo duetto con Vivolo e stavolta Casari deve sfoggiare tutta la sua bravura. Una rapida intesa, Bacchetti e Amadei chiama in causa Viola. Poi la Juve torna all'attacco e al 34esimo minuto John Hansen col primo gol ne concreta la superiorità. All'inizio della ripresa, capolavoro di Boniperti. Tiro fulmineo da 6 metri, imparabile. Dopo averlo visto dall'alto, rivediamolo dal basso. Pochi minuti e Boni ci rifà. Il bis è ancora più bello. A 3-0 la Juve sembra assoluta padrona del campo. Due volte sfiora il 4-0. Prima con Vivolo, su passaggio di John Hansen. Poi con lo stesso Hansen. All'ultimo momento messo giù da due avversari. Ma dopo che Bertuccelli Zoppo è finito all'ala, colpo gobbo di Astorri. A questo primo gol del Napoli Formenti farà seguire un secondo. E proprio alla fine questa rovesciata di Amadei dà il brivido del pareggio, anche se l'arbitro aveva fischiato un fallo contro il Napoli. La Juve ha vinto, ma Bertuccelli è triste. Ne avrà per 20 giorni.